Ciao, vediamo questo piccolissimo video, giusto una pillola. Invece di fare le pieghe in ciotola, le faccio qui sul piano di lavoro, in questo modo, che sono simili alle slap and fold che vanno fatte quando c'è un impasto più idratato di questo. Però possiamo farle anche per un impasto al 70%, tipo questo che sto facendo. Ecco qua. Le ripeto per un'altra volta dopo averlo fatto riposare e poi in ciotola a lievitare.